Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram e su TikTok, il link che trovate qui sotto in descrizione. Dunque, questa notte, in occasione del Disney Upfront del 2022, Disney Plus e Marvel Studios hanno finalmente pubblicato il primo trailer di She-Hulk, che tra l'altro ha anche un sottotitolo, è Attorney at Law. Quindi, vediamolo insieme, 1 minuto e 47. Being a superhero is a trial by fire. Who's gonna protect the world if not people like you? Ok, questo è quello che è del teaser. I'm Jennifer Walters. I'm a lawyer. I have great friends. Can we get some shots, please? It's an emergency. A demanding job. We just started a superhuman law division, and I want you to be the face of it. Eccolo, abominio. Ah, ok, quindi qui già hai potere di She-Hulk. Yes, yes, yes. No, no. Want to be a normal anonymous lawyer. Can you tell us where She-Hulk is? Jen, you're a story now. Girl, your ass looks crazy right now. You could be an Avenger. Oh, I'm not a superhero. Ah, figata, però se combattono insieme. Billionaires and narcissists and adult orphans for some reason. Oh, la faccia è veramente fintissima. Is there anything more depressing than dating in your 30s? Yeah, this is the best date I've had in a while. Oh. Should we split some fries? Let's get those to go. Allora, faccio una breve analisi. Abbiamo appunto lo skyline. Bruce Banner che ha fatto questo discorso sull'essere un supereroe mentre vediamo questo assalto a questa sorta di party. Non si capisce bene cosa possa essere. E poi questo credo proprio che sarà il momento in cui Jennifer Walters avrà l'incidente che la porterà a subire la trasfusione da parte del cugino Bruce Banner, che la porterà poi a trasformarsi in She-Hulk. Tra l'altro bella botta. Lei col costume, che credo sia il costume finale. Molto bello il logo Marvel che diventa verde. Lei che dice di essere un avvocato, che ha grandi amici, eccetera. Ah, e poi vediamo questa nuova struttura che credo sia sicuramente una prigione, magari il nuovo raft, vediamo delle barriere fatte laser, del filo spinato, e poi lei che passa dei controlli, e Holloway che dice che appunto ha fatto questa nuova divisione legale sovrumana e che vorrebbe che Jennifer sia il volto rappresentante. E infatti dopo la vediamo mentre sta andando a interrogare il nostro caro Tim Roth nuovamente nei panni di Abominio. Hulk che si è rintanato sulla spiaggia, mi chiama lo scemo. E lui non mi sembra fatto male a livello di CGI, devo essere sincero. Qui Hulk che tenta di scatenare la trasformazione in Jennifer, e questa è una cosa che utilizzano spesso e parecchio all'interno dei fumetti della Marvel. Infatti Bruce Banner tenta diverse volte di suicidarsi, oppure tutte le volte che Bruce subisce una ferita mortale lui si trasforma in Hulk. Tra l'altro molto interessante il fatto che vediamo sempre solo Hulk e mai Bruce Banner, nonostante l'avessimo già visto ritrasformato nella post-credit di Shang-Chi, dove appunto aveva questo tutore al braccio, perché lui era rimasto ferito dagli eventi di Avengers Endgame, mentre qua comunque non ha alcuna ferita e sembra che si sia curato appunto dall'incidente, oppure la serie sarà ambientata prima di Endgame, però non credo. Lei che si trasforma. E lui che tenta di colpirla con queste rame lotanti, tra l'altro mi hanno fatto notare che c'è il logo Stark Industries sulle rame. Lei infatti si trasforma in She-Hulk. Lui è bello felice, lei mica tanto. Ad agosto 17. Qui non mi fa particolarmente impazzire. Abbiamo poi questa inviata di questa TV locale che le chiede appunto dove si trova She-Hulk, perché almeno nella parte iniziale della serie credo che tenterà di non svelare la sua identità come She-Hulk, quindi magari dirà che è una sua amica, eccetera, e allora appunto vanno sto caso sua per chiedere le informazioni.
anche qua non mi fa particolarmente impazzire. Qua già molto meglio, anche qua molto meglio. Secondo me dipende tanto dai capelli, dove si vedono molto i filamenti è già più meno finta. Ci sono alcune riprese dove sembra un blocco intero di pongo, tipo. Lei si trasforma rompendo tra l'altro le scarpe. Qua si allena con Hulk. Stanno testando sicuramente i poteri in quella scena. Qui già bruttina a livello di CGI. E questa è una scena molto figa, secondo me, perché credo che qua si trasformerà in She-Hulk durante un processo in un'aula di tribunale mentre sta affrontando Titania. E credo che sarà anche il momento in cui tutti scopriranno che in realtà Jennifer Walters è She-Hulk. Anche perché, come vedete, gli si è tipo strappata la giacca. Poi qua abbiamo Frogman, che è un personaggio molto particolare dei fumetti della Marvel. Lei che viene svegliata da Hulk e si trasforma. E qua abbiamo Titania, personaggio anche lei, uno dei principali villain di She-Hulk, super forte, e quindi lo scontro sarà proprio tante tante mazzate. Loro due che festeggiano e bevono un drink, spero che sia la stessa capanna del finale di Spider-Man No Way Home con Venom. Abominio trasformato, e poi scena fighissima che è la rappresentazione totale del calpestaci. E poi logo She-Hulk Attorney at Law, original streaming 17 agosto. Lei che usa una sorta di Tinder, come nella run tra l'altro di Slot. Qui per esempio mi piace molto dal punto di vista della CGI. Penso che tipo questa ripresa qui, questo primo piano, sia il migliore tra tutto quello visto in questo trailer. E ovviamente c'è questa qua che è la cosa peggiore, se sembra proprio presa e incollata lì. E poi il logo Disney Plus. Dunque, devo dire che a livello generale la serie mi è piaciuta, da quello che ho visto, mi è piaciuto il tono, mi è piaciuto appunto la messa in scena di lei che si allena con Hulk, abbiamo visto Abominio, abbiamo visto Frogman, abbiamo visto Titania, la scena della trasformazione in tribunale secondo me sarà molto figa. La CGI è molto altalenante. Hulk mi sembra fatto abbastanza bene, o perlomeno in linea con le sue ultime apparizioni. Rimane il fatto che vediamo sempre solo Hulk, non vediamo mai Bruce Banner. Abominio mi sembra fatto anche lui abbastanza bene. Lei pecca un po', nel senso che in alcune scene, tipo il super primo piano alla fine, mi piace, in altre proprio no, nel senso che quando tiene in mano il tipo dopo l'appuntamento è proprio impresa, incollata lì. Sono molto curioso, sarà una serie comedy, dovrebbe rompere la quarta parete. Vediamo. Agosto comunque è quasi alle porte, avremo prima Miss Marvel. Io però come al solito sono curioso di sapere la vostra opinione, fatemelo sapere con un commentino qui sotto in descrizione, e noi come sempre come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!